Si è svolta questa mattina la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico e scolastico sportivo del CUS Camerino, il centro Unicam dello sport, da sempre ai vertici nazionali per numero di atleti e risultati conquistati. 1500 infatti gli atleti tesserati, 8 sezioni agonistiche, 13 discipline universitarie, 24 attività sportive con 6 settori giovanili. Tanti anche gli atleti eccellenti che hanno vinto con i colori del CUS, ad iniziare proprio da Valentina Vezzali, oro alle Universiadi di Pechino del 2001. Ho gareggiato per Camerino sia in occasioni dei campionati italiani universitari sia per le Universiadi di Pechino nel 2001. È stata un'emozione davvero unica. Sono felicissima che nelle Marche abbiamo delle eccellenze che ci permettono di poterci affermare nel territorio nazionale. Una cerimonia dedicata ai ragazzi e allo sport, un connubio imprescindibile. Lo sport è elemento aggregante, lo sport è fondamentale per tenere unite le comunità, per dare valori positivi ai giovani. È quello che stiamo cercando di dimostrare e che continueremo a fare, convinti che dal calcio all'atletica, dal volley al basket, tutti gli sport possono far crescere i ragazzi meglio. Con valori sani e con una predisposizione a mettersi in gioco, a lottare e a ottenere risultati importanti nella vita. Credo che una gara di calcio come una gara di atletica possa essere veramente un grande banco di prova per un ragazzo che si deve laureare, per un ragazzo che poi deve iniziare il lavoro. Oltre a Valentina Vezzali, ospite d'onore un campione del mondo del 1982, l'ex centrocampista di Juventus e Inter Marco Tardelli, omaggiato anche con la visione dello storico gol del Bernabeu che lo ha reso celebre. Gli studenti sono importanti per continuare lo sport, speriamo che rimangano i valori che contano. A volte qualcosa accade in negativo, però si cerca sempre di andare avanti. Attenzione anche allo sport paraolimpico con la presenza di Manuel Trebbi, atleta marchigiano. Si può fare tutto nonostante le difficoltà che possiamo incontrare durante la vita, che un pezzo per volta si può arrivare ovunque. Vorrei proprio riuscire a trasmettere questo oggi, ragazzi. Una giornata di sport dedicata anche ai più piccoli con le esibizioni sportive organizzate dagli studenti del liceo sportivo di Camerino. E quindi ancora una testimonianza nel segno della speranza e della ripresa post-terremoto. Quando le scuole erano chiuse, le palestre delle scuole erano chiuse, il centro universitario sportivo era aperto, ospitava la notte tante persone per dormire e questo ha consentito di evitare le tende a Camerino della Protezione Civile, perché comunque tutto sommato il caldo di un palazzetto dello sport è meglio di una tenda, ma ha consentito anche durante il giorno di far ritrovare quei ragazzini che sarebbero stati per oltre un mese da soli a casa con la pena del terremoto. Invece si sono ritrovati negli impianti sportivi a fare delle attività ricreative, a giocare come in parte avrebbero fatto nella loro scuola rovinata. E quindi credo che questo, quindi non so se noi siamo arrivati per questo punto, se per merito o per costrizione, devo essere onesto, non ci importa sapere la causa, però è importante che ora siamo in una situazione in cui il CUS Camerino ha 1508 tesserati, tante discipline sportive, tanti ragazzi di tutte le fasce d'età, tanti ragazzi che provengono da tutto il mondo, che attraverso lo sport fanno amicizia e lavorano. Chiudiamo sempre con Berardinelli, che ci ricorda l'appuntamento importante per il CUS nel 2019, l'organizzazione dei campionati europei universitari di tennis tavolo del prossimo luglio.
Abbiamo fatto in passato i campionati di pallavolo universitari, ora nel 2019 avremo i campionati europei di tennis tavolo universitari e speriamo in futuro magari di avere anche l'assegnazione di qualche mondiale o di campionato italiano importante. Diciamo. Lavoriamo anche da questo punto di vista sui grandi eventi perché sono importanti per il nostro territorio e anche per farlo conoscere nel mondo.